Beh, credo che sinceramente sia un problema che riguarda la provincia, perché non sono stati attuati dei provvedimenti, cioè sono stati attuati dei provvedimenti provvisori, in modo tale da togliere i rifiuti delle strade principali per poi farli ricomparire dopo 2 mesi. I cittadini hanno in parte le loro colpe perché dovrebbero essere più sensibili verso la raccolta differenziata. Alla fine, diciamo, non è una cosa che viene dai cittadini, perché i rifiuti non sono ritirati, quindi Non bisognerebbe dipende essere da una loro. campagna di sensibilizzazione verso la raccolta differenziata per far attivare i cittadini. Più di questo non vedo colpe nei cittadini. Che gente che deve campare da fare i soldi e noi subiamo le loro cose. Ed è talmente, io li prenderei a calcio a tutti quanti. Questa è tutta la. Cioè, una città. Io non sono napoletano, però vivo a Napoli da 65 anni. Una città del genere che deve essere. Qualunque stupido, magari un cafone, veramente cafone maleducato, deve parlare male e dire che Napoli è sporca e loro sono puri. Perché qualcuno ha da fare i soldi, ha da fare i miliardi. Perché le persone hanno ragione, non possono avere i rifiuti vicino alle case. Ci sono i bambini, ci sono le persone anziane, si ammalano. Quello che ci mangiamo è tutti infetti, insetti, roba. Sono tonnellate e tonnellate di spazzatura. Non è fatto una cosa che è da tenere, da sottovalutare, più o meno come si può spartire tutto questo spazzatura. Ma però non lo devono mettere vicino alle abitazioni, è sbagliato. Lo togliamo di quello e mettiamo là, e che senso ha? Sì. Anche per i bambini, insomma. Vediate che si cazzo il genitore, guarda tutto su buttare la mia. Ma poi questo genitore, il discorso è quello della città, si risolveva l'accordo fra di loro. Qua non succede mai niente. Allora, se fosse accendere il segno, sai che facesse? Caricasse tutta la munizione coppata, i cambi, portasse in piazza San Giacomo e ci mettesse a Nanzo Municipio. Facesse capire a loro che poi c'era a tenere a fatanzi sotto il naso e l'insetto di qua, Stanno in billo importante, no? Sarebbe la seconda discarica, tra l'altro, in un parco nazionale, il Parco Nazionale del Vesuvio, che diciamo non è tanto idoneo come posto per fare una discarica. E quindi diciamo il problema è secondo me, è proprio del governo, della gestione della regione. E poi diciamo che i cittadini pure sono, nonostante siano esasperati, e questo adesso è un mio pensiero, diciamo che comunque sostengo che la camorra, come è successo anche all'altra discarica a Caiano, diciamo piloti comunque la popolazione locale anche per ringraziarsi favori, eccetera, eccetera. E dove appunto dove non ci sono le istituzioni, là c'è la camorra. Che è un fatto continuo, ma in quanto purtroppo la colpa è degli amministratori locali sicuramente. Questo è il problema. Il governo centrale ha colpa. La colpa che do al governo centrale, che fa promesse in un periodo elettorale, che la gente comunque incamera tutte le sue chiacchiere, di chi per esso, che possa essere un governo di destra o di sinistra, è quello il punto. Però rimane anche un fatto locale, la cittadinanza è quella che è, ignorante. Nei momenti in cui poi viene raccolta questa cosa e ne fanno di quello che vuole, almeno come io sento o dai giornali o chi per esso, che comunque sta roba che viene le cosiddette ecoballe, ma c'è di tutto. Il punto è che queste ecoballe non sono a norma perché dentro c'è di tutto. La commistione, diciamo così, diabolica è sta in questo, cioè il governo continua a insistere sulle discariche, discariche che favoriscono soltanto le imprese camorristiche, perché la criminalità organizzata chiaramente ha gioco nel gettare dentro le discariche tutti quei rifiuti tossici che le aziende che li producono non saprebbero dove mettere. Qui è tutta.